perché questo poi è anche un po'... sono stupidi. Li mette in ipnosi, loro dovrebbero stare zitti, non farsi vedere, invece questo ogni tanto viene fuori. Ora vi dico perché questa vocina. Lo mette in ipnosi il soggetto e noi facevamo degli errori. Avevamo capito che si poteva interagire con questa parte animica che si staccava e in ipnosi la potevamo tirar fuori e parlarci. E ogni tanto facevamo un errore. Le prime volte abbiamo fatto un sacco di errori, no? In ipnosi. A un certo punto il soggetto si stacca, blocchi l'immagine e te puoi parlare con la parte animica. Se te fai l'errore di chiedergli chi sei, sei rovinato. Chi sei? No. Ti risponde subito. No. Io ti ho chiesto chi sei, perché mi rispondi? Non te lo dico. E qua c'è questa vocina. Non ti sembra di notti. Non te lo dico. Non te lo dico. Allora, dovete capire una cosa fondamentale. La vocina non è la vocina del lux. È la vocina che la mente metterebbe al lux se il lux avesse voce. Cioè, la interpreta lui. È così, uguale in tutti i casi esaminati. La vocina è uno stronzo. La mente ti dà questa vocina qui. E allora se ci parli con la vocina, facciamo un esempio di vocina, te la metti in ipnosi e non te lo dico, dice così, non te lo dico. Perché lo vuoi sapere? È perché sono curioso. Dici le bugie. Io non dico le bugie. Chi sei tu? Come chi sono io? Non lo sai, ma come? Se mi hai detto che mi guardavi nella testa. Io posso guardare solo nella parte davanti, in quella di dietro mi ci vuole troppo tempo e con te non ho tempo da perdere. Così. Allora, dovete capire perché ho perso i collaboratori nel percorso, perché questi si sono cagati sotto, chiaramente, e poi sono successe altre cose, perché erano capaci, transfer, contro transfer, tutto fuori di tutto, e questi sono impazziti, sono andati al manicomio. Allora te invece alla vocina gli devi, la devi contrastare. Io gli dico, guarda, cara vocina, qui le cose stanno in questo modo, a me non importa nulla del tuo problema, però bisogna che te ne vai da questo contenitore, perché questo contenitore non è tuo. No, mio, tutto mio. Mio, tutto mio. No, invece è suo, perché vuol dire che lei o lui ti caccia. No, non è capace, dorme. Lui dorme, non mi può cacciare. Ma ora ha visto che c'è, che ci sei, hai visto? Ha visto che ci sei. L'ha vista, sì. Abbassa subito il tono. Così, cioè, ti rendi conto che tu fai 2000 ipnosi, 2000 cose uguali, così vengono fuori. E poi mi caccia, dopo entro dentro di te. Provaci. Ecco, allora lui si sta zitto e torna indietro. Perché non può entrare dentro di me? C'è un motivo. Magari ne prendi un altro e glielo chiedi. Perché voi non potete entrare in tutti quelli lì che vi interessano, tutti quei contenitori? No, tutti no. Perché? No. Non te lo vuol dire? Alcuni no. Come mai? Se ne accorgono. Cioè, in parole povere, quello che succede è che il 20% dell'umanità ha questa parte animica, che è quella che interessa l'alieno. L'80% non ce l'ha. Quelli sono fuori dal problema Dasha. Del 20%, il 5%, forse più, non lo so, grosso modo il 5%, si fa fregare. Gli altri, no, anche se ti nasci sei un bambino piccolo, se sei piccolo, ma la tua parte animica dentro è forte, come arriva l'alieno, glielo caccia nel culo immediatamente. Lo friggi, lo bruci, lo elimini. E quindi, chi è? Scoprivamo, chi era l'addotto? Era un privilegiato? No, era uno sfigato, cioè era quello che in questo istante aveva una parte animica meno forte, meno capace, meno comprensiva e in qualche modo si faceva fregare. Gliel'ha chiesto il permesso di entrare dentro questo contenitore, no? Perché non glielo chiedi ora? No. Ah, può darsi che se glielo chiedi ora te no, no. Non glielo vuol chiedere il permesso, ma gliel'hai chiesto a un altro, gliel'hai chiesto? Sì, gliel'ho chiesto. Ah sì, quando gliel'hai chiesto è quando non capiva. E allora non gliel'hai chiesto, che mi pigli per il culo. Cioè, te, il rapporto che c'è tra questa entità aliena e te da fuori, all'interno dell'ipnosi,
è un rapporto come con un bambino piccolo. Io sono più grande di te. Ah sì, sei più grande di me, sono più grande di te, come età, mica come altezza. Mi dice, insomma, eh sì, ma vedo che anche se sei tanto grande non c'è capito nulla nella vita, ti devo insegnare tutto io. Fai lo spiritoso, ti risponde così. E quindi è una cosa, vedi presente Dario Argento nei film, uguale, l'esorcista, uguale. Però è un esorcismo tecnico questo, va bene? Ecco, l'ultimo aspetto, poi facciamo una pausa. L'RH negativo. Molti degli adotti hanno l'RH negativo. Gli si chiede, c'hai l'RH negativo? L'85% risponde di sì. Oppure c'hanno parenti in famiglia con l'RH negativo. Perché l'RH negativo? Lo zero l'RH negativo, tra parentesi. Perché l'alieno, quando ti prende la femmina e incista il primo ovulo, ha bisogno di un RH negativo, perché il rhesus, la scimmione, da cui noi veniamo, ha l'RH, questa proteina. C'è un problema tra la madre e il figlio, se uno ha l'RH positivo e l'altro ha l'RH negativo, cioè se la mamma ha l'RH negativo, il figlio lo fulmina. Al primo parto può andare bene, ma al secondo parto ha trovato gli anticorpi e non c'è, questa proteina agglutina il sangue, lo fa diventare come uno yogurt, cioè il sangue diventa duro, solido e non circola più nel sangue, lui metto muore. Allora bisogna utilizzare le immunoglobuline, che sono degli immunodepressori. Bene. Allora, il serpente che vi vuole incistare e mettere un ovulo in una femmina terrestre ha bisogno di una femmina con RH negativo, perché lui è il serpente, non viene dal rhesus, non viene dalla scimmia. Ecco. Poi nel 49 sono state scoperte le immunoglobuline, dal 49 in poi abbiamo adotti anche con RH positivo, ma con una famiglia sempre di RH negativi, perché l'adozione è familiare. Se hanno preso me, hanno preso anche io, o il mio babbo, o la mia mamma, o tutti e due, e prenderanno i miei figli. Perché? Perché la parte animica si collega al DNA, e quindi è un problema di DNA, cioè la parte animica entra in un corpo solo se le basi puriniche e pirimidiniche del DNA hanno una sequenza precisa. Ecco perché c'è questo aspetto della questione, il DNA che poteva essere importante. Ci sono aspetti della questione che riguardano per esempio la genetica. Chiaramente per migliorare certe questioni noi siamo stati biogeneticamente modificati, per cui all'interno del test di autovalutazione ci sono le seguenti domande: hai mai avuto l'opterigio, la palla sottocolare che ti cresce nell'orecchio, nell'occhio, hai qualche membrana infradito, hai le dita attaccate tra di loro, sai piegare la lingua in questo modo, toccando il palato dietro? La maggior parte degli adotti presi dal serpente è in grado con la lingua, sotto la lingua cioè sono le ghiande solitarie, è in grado di sputare aprendo la lingua a 10 metri di distanza, cosa che sa fare solo l'adotto preso dal serpente, cioè dove c'è dentro il DNA del serpente. Ce ne siamo resi conto per sbaglio, ovviamente, di tutte queste cose, non ce ne eravamo mai resi conto, mai, assolutamente. Qualcuno della tua famiglia possiede la cauda. La cauda è una piccola membranetta che il circa l'1% della popolazione italiana possiede e che viene tolta chirurgicamente quando il bimbetto nasce. La cauda, sì, perché il serpente c'ha la cauda, anzi c'ha la coda, vera e propria. Ecco, queste sono tutte immagini che vengono fuori. Evidentemente il tuo DNA deve essere modificato per fare in modo che il tuo DNA sia in grado di ciucciare più parte animica, così più anima entra all'interno del DNA, più tu produci latte, o meglio energia che l'alieno è in grado di estrarre. Quindi da fino a questo momento che cosa si è capito? Che gli alieni, che sono di tanti tipi, si mettono tutti insieme per prendere dell'umano tutto, il cervello per poter vivere in eterno, tanto vivo dentro di te perché io il mio corpo non ce l'ho più, l'energia per poter vivere loro, altrimenti morirebbero. Insomma, gli alieni appaiono a questo punto non come i santi che la New Age ci vuol far vedere, cioè i salvatori dell'umanità, mettete i fiori nei vostri cannoni, non vi sparate, io sono la stasciera del capo della flotta spaziale, volevo sebbene. No, sono dei mischeri che non sono capaci di introiettare il concetto di morte.
che non sono capaci di accettare il concetto di morte e che, siccome non accettano il concetto di morte, al contrario degli uomini con anima, sono destinati.